Avanti con Maria, buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli. Oggi è il martedì 14 luglio, il calendario liturgico tradizionale celebra la festa di San Bonaventura da Bagnoregio, appartenente al mondo francescano, pressappoco contemporaneo di San Francesco d'Assisi, il fondatore, teologo di grande levatura, San Bonaventura, e anche dottore della Chiesa. Ha scritto dei testi meravigliosi di teologia che ancora oggi risultano molto molto utili, molto interessanti. Le opere di San Bonaventura si è occupato anche l'allora Cardinal Ratzinger, ancora prima di essere cardinale, da teologo. Joseph Ratzinger ha approfondito due figure, una è quella di Sant'Agostino dell'epoca patristica e poi in epoca medievale Joseph Ratzinger si è voluto occupare appunto del pensiero teologico del santo di cui oggi celebriamo la festa, San Bonaventura. Dunque questo già vi dice quanto sia una figura di grande elevatura, di grande spessore, San Bonaventura da Bagnoregio. Vescovo, mi pare che fosse anche stato fatto cardinale. Lo invochiamo perché dal cielo ci aiuti a mantenere, come dicevo ieri sera nella catechesi sull'inferno, a mantenere intatta la nostra fede cristiana. Ma oggi, stamattina, vorrei parlarvi di una questione che per ora tiene banco e che dimostra come ormai in pratica anche i mainstream detti cattolici sono per lo più nel cortocircuito totale. Ricostruisco la questione. Dunque, in questi giorni ha tenuto banco la notizia che giorno 10 luglio scorso, il 10 luglio scorso, con un decreto presidenziale, la moschea, cioè la moschea, la basilica di Santa Sofia o Sofia a Istanbul è stato riaperto al culto islamico, al culto musulmano. Allora, è un fatto, Erdogan ha fatto questo, il presidente della Turchia, è un fatto che alla stragrande maggioranza della gente non dice nulla, ma per chi si intende un pochino di geopolitica, dei rapporti tra cristianesimo, Chiesa cattolica nella fattispecie, e Islam, e il mondo musulmano, invece rivela dettagli inquietanti, e cioè anzitutto che Santa Sofia è ufficialmente nota come Grande Hagia Sofia dal 537 al 1453, quindi per un arco di tempo notevole, è stato l'edificio come cattedrale greco-cattolica e poi ortodossa del Patriarcato di Costantinopoli. Infine, poi, il 29 maggio 1453 è divenuta moschea. Solo che il 1 febbraio 1935, da prima chiesa cristiana, poi moschea, è stata trasformata in un museo. Ora invece nuovamente Santa Sofia diventa una moschea nella quale è aperta appunto al culto islamico. Una decisione che pesa moltissimo, anzitutto nei rapporti della Turchia con l'Unione Europea. Sebbene la cosa passerà sotto banco, e che invece soprattutto rivela la natura dei veri rapporti tra Islam e Chiesa Cattolica. Ecco, a questo riguardo c'è un articolo di Antonio Socci. Antonio Socci ieri ha fatto un articolo su Libero Quotidiano dove scrive Andrea Cionci. A me personalmente, devo dire la verità, mi piacciono moltissimo gli articoli di Cionci, anche ne ha scritto uno molto bello, qualcuno lo rende presente oggi, Ferruccio Palma, lui dice. Scrive, ha letto l'ultimo articolo di Cionci? Ecco sì, io li leggo gli articoli di Cionci perché li trovo molto ben fatti. Invece vorrei intervenire su quello che scrive Socci. Socci praticamente scrive così ieri. Sabato scorso a venire il quotidiano dei vescovi italiani, un titolo quantomeno ambiguo sulla trasformazione della Basilica di Santa Sofia in moschea. Santa Sofia è di Erdogan. Il sottotitolo recitava: insorgono l'ONU, gli ortodossi, gli Stati Uniti, l'Unione Europea e Atene. Dall'elenco mancava, scrive Socci, clamorosamente l'istituzione che più avrebbe dovuto manifestare dolore e disappunto, la Santa Sede.
un silenzio imbarazzante che col passare delle ore diventava sempre più insostenibile perché rischiava di replicare l'analogo silenzio del Papa, attenti bene a cosa scrive Socci, l'analogo silenzio del Papa di domenica scorsa su Hong Kong, quando Bergoglio si è rifiutato di leggere all'Angelus un pensiero sulla repressione della libertà e dell'autonomia di Hong Kong da parte del regime comunista cinese. Voi tutti sapete che in questo momento a Hong Kong c'è una repressione violenta da parte del governo centrale di Pechino per le rivendicazioni di autonomia e di libertà di espressione da parte dei cittadini di Hong Kong, città che apparteneva al governatorato britannico e che adesso è tornata sotto l'egida del governo comunista centrale di Pechino, e ci si sarebbe aspettati che Bergoglio spendesse una parola, dice Socci, invece non ha detto proprio nulla. E così anche il silenzio dei giorni scorsi di Bergoglio, direbbe Socci, dice Socci, sarebbe un segno inquietante di una non ingerenza su questioni così delicate. Oltretutto, aggiunge ancora Antonio Socci, con la replica di un altro silenzio papale, quindi poco fa il Papa, adesso silenzio papale, stavolta relativo all'Italia, cioè alla controversa legge sull'omofobia in discussione al Parlamento, che minaccia gravemente la libertà di insegnamento della Chiesa, la questione della legge Scalfarotto, che come tutti voi sapete è una legge che viene discussa adesso in Parlamento, che prevede un reato di opinione per tutti quelli che diciamo, esprimono pareri diversi rispetto alle unioni gay, alle unioni civili. Ecco, e dunque Bergoglio ieri ha ritenuto che doveva dire una parola riguardo di Santa Sofia, che diventa di nuovo luogo di culto musulmano, forse anche per non esporsi troppo alle critiche di chi lo accusa di non difendere i cristiani, eccetera. Così ieri all'Angelus, ieri quando scrive Socci, ieri era lunedì, e lui dice ieri, quindi la domenica, Papa Bergoglio, e già è la terza nell'articolo, Papa Bergoglio, due volte lo chiama Papa, una volta parla di silenzio papale. Papa Bergoglio ha detto una parola su Santa Sofia, si è detto molto addolorato. È poca cosa, aggiunge Socci, ma è comunque un messaggio, quanto basta per non passare alla storia come il Papa. Siamo a quattro. Non so se capite dove voglio arrivare, spero di sì, perché figlioli cari, bisogna dire la verità. Tutti voi che state seguendo questo cammino con me e io con voi siamo rimasti soli sul piano terreno, naturalmente, perché Dio non voglia. Avessimo ragione noi, il conto che presenteremo è incalcolabile. Cioè, Socci ormai lo chiama Papa. Il Socci che, se vi ricordate, aveva scritto un libro dal titolo Non è Francesco. Il Socci che fino a qualche tempo fa era alfiere, portabandiera della, diciamo, marcia spirituale, cristiana, cattolica, di chi sosteneva che il Papa è Benedetto XVI e che alla luce della mafia di San Gallo, delle dichiarazioni del Cardinal Dannels, della Universi Dominici Gregis, del canone 333, paragrafo 2 del Corpus Iuris Canonici e così altre cose ancora, Papa Francesco non è il Papa. Vedete come Socci invece la questione, e questo lo trovo veramente, non mi stupisce, non mi stupisce, Socci è molto aristocratico nel suo pensiero. Questi metrapensier che guardano dall'alto in basso, prima o poi capitolano quando si tratta poi di mettersi in gioco e di sporcarsi le mani. Lo dico con tutto il rispetto, ma io sono un uomo libero e quindi non me ne fischia nulla dei parteggiamenti, degli schieramenti. Qui la verità è una e una sola, che Francesco, come lo chiamano, non è il Papa ed è doloroso. Ma non mi stupisce vedere che Socci ormai dà per scontato che Bergoglio è il Papa. In questo modo, però, mi dispiace dirlo, non fa una buona figura né di fronte a se stesso né di fronte alla storia, perché pur criticandolo, comunque ormai lo chiama Papa. E quindi il salto che ha fatto è un salto all'indietro. Questi hanno la sindrome dei gamberi, capito? Sapete chi sono i gamberi? I gamberi sono quelli che camminano all'indietro, che camminano all'indietro. Non camminano in avanti, indietro.
Ecco, Socci cammina indietro, non in avanti, perché pur criticando ed entrando nella chiarezza, quindi a me serviva solo come pretesto la questione su Santa Sofia, perché io non mi stupisco, fioli cari, questo, l'Islam politico, capito, il gota islamico mondiale, vede che Roma è ormai ridotta allo sfascio e perciò approfitta di tutte le occasioni possibili per avanzare in una direzione precisa. Noi siamo rimasti soli ormai, nessuno ci appoggia apertamente. Abbiamo atteso che anche Monsignor Viganò spendesse una parola a tal riguardo. Niente, ecco, noi siamo soli, ma soli sul piano terreno. Perché se fosse vero che abbiamo ragione, e cioè che il Papa resta Benedetto XVI e quindi quell'altro non lo è una questione che Socci ormai ritiene superata, lui come tutti gli altri, ma a partire dal professor De Mattei, eccetera. Ma la ritengono superata perché loro fanno uno, diciamo. Portano avanti un fronte cattolico salottiero, redazionale. Non è il Don Minutella che si espone, non deflette. Io non defletterò, figlioli cari, fino all'ultimo. Ma non semplicemente per voi che seguite, siete tanti, la catechesi di ieri sera è arrivata a 15.000 sull'inferno. Non è tanto per voi, ma proprio dinanzi a Dio, per questione di coscienza, dovessi restare solo, morirò dicendo che il Papa è Benedetto XVI e che dall'altra parte c'è una falsa chiesa capeggiata da Bergoglio. Quindi, in qualche modo, Socci ormai, come state vedendo, ha deciso che. Ha deciso che praticamente non, che Bergoglio è il Papa. Ma aveva scritto: non è Francesco. Aveva scritto un libro su Papa Benedetto di recente, dove dimostrava che Papa Benedetto è il Papa. Che fine ha fatto quel Socci lì? E soprattutto perché ha fatto questa fine? Perché li minacciano. Li minacciano di isolarli, li minacciano chissà come. Ma io dico qui a tutti voi quello che Gesù ha detto nel Vangelo, che il re che va in guerra prima calcola le mosse per non essere poi sottoposto allo scherno. E chi mette mano all'aratro, dice Gesù, e poi si volge indietro, non è adatto per il regno dei cieli. Non c'è nulla ovviamente di personale nei confronti di Socci, che diciamo per molte cose stimo. Però, come vedete, lo chiama ormai il Papa e aggiunge il pronunciamento pontificio. Quindi quelli di Bergoglio ormai, per Antonio Socci e per tutti, sono pronunciamenti pontifici, ma in questo modo, senza accorgersene, questi qui diventano eretici. Eretici anche loro. Può essere scusabile, diciamo, la vecchietta che va a messa, non so, a Latina, che me ne so io, o a Massa Carrara, o a Napoli, o dovunque, e che non ne capisce niente di tutte queste storie qui, è perdonabile. Non può essere perdonabile un Antonio Socci da questo punto di vista, perché Antonio Socci sa che Bergoglio è eretico, sa che Bergoglio è apostata, soprattutto sapeva che Bergoglio non è il Papa, ma è una questione che da un po' di tempo che da un po' di tempo Socci ha trascurato. Io mi rendo conto così che veramente dal punto di vista della leadership, io dal punto di vista della diciamo situazione complessiva italiana, rimaniamo in Italia, sebbene Radio Domina ha un risvolto, come sapete, anche ormai internazionale, resto praticamente umanamente solo, ma questo non mi spaventa, anzi. Io sono un uomo che crede in Dio, che ha fede in Dio, io credo nelle parole di Cristo nel Vangelo e so che questo può diventare nei miei confronti, infatti lo è, un accerchiamento da sinistra, dalla sinistra bergogliana e da una certa, chiamiamola destra, conservatrice che facendo i conti ha capito che non gli conviene dire che Bergoglio non è il Papa e perciò ormai giocano d'astuzia qua e là come fa Socci, lo criticano, un Socci riconosciuto. Che parla delle cose che dice il Papa come di pronunciamenti pontifici. Io veramente, guardate, mi rendo conto che siamo rimasti soli, ma se Dio è con noi siamo la maggioranza e se noi del piccolo resto cattolico che ostinatamente ce ne rimaniamo in unione con Papa Benedetto abbiamo ragione, non c'è nulla da fare, non c'è nulla da fare. Abbiamo ragione noi nel dire che il Papa è Benedetto XVI e chiunque sta seguendo Bergoglio è fuori dalla Chiesa cattolica. Chiunque lo riconosce come Papa, riconosce non la Chiesa,
Chiesa cattolica apostolica romana fondata da nostro Signore Gesù Cristo, ma una nuova Chiesa, la falsa Chiesa, e queste cose Socci le sa molto bene, la falsa Chiesa di cui parlava Caterina Emmerich. Ma anche vi dico che dall'altra parte c'è molto orgoglio, c'è molto orgoglio. Io mi conosco, molti mi danno per dell'orgoglioso, chi mi conosce bene sa come sono fatto io. Se io sentissi chi mi attacca con criteri ragionevoli, io rifletterei. E un paio di volte io ho chiesto scusa. È successo una volta con Marco Tosatti per un equivoco e un'altra volta forse proprio con Socci, non mi ricordo. Quando uno si rende conto, chiede scusa, ma Socci non chiederebbe mai scusa, non spiegherà mai a questo paio di migliaia di fedeli dell'isola che non c'è, l'isola che non c'è siamo noi, il piccolo resto, come mai inspiegabilmente e senza giustificazioni passa dall'affermare tra i primi che Bergoglio non è il Papa, che il Papa è Benedetto XVI, adesso da un po' di tempo lui non fa che chiamarlo il Papa, i pronunci, cioè praticamente la questione è così rilevante, così decisiva, che è esattamente stanare il diavolo, il serpente, capito? Quello che sto facendo io è stanare il serpente, per Socci è diventata una questione del tutto irrilevante. Allora benvenga naturalmente, per concludere la questione relativa alla Santa Sofia, la Basilica di Istanbul, benvenga la rimostranza, diciamo, sparsa, per fermare questa iniziativa, che naturalmente non si fermerà, ma quello che veramente colpisce di più non è che Santa Sofia ritorni a essere luogo di culto musulmano, quello che personalmente mi stupisce è vedere Socci che ritorna a essere bergogliano. Bene, miei cari, adesso c'è spazio per un paio di telefonate. Il numero lo trovate, voi trovate il numero, ma io non trovo il cellulare, dove l'ho messo. Il numero lo trovate in sovraimpressione, 349 410 1638. Ecco, ripeto il numero, 349 410 1638. Mentre attendo le telefonate, vi ricordo il tour che prossimamente farò, il 20 e 21 luglio a Verona, il 22 luglio a Torino, il 23 luglio a Reggio Emilia, in provincia di Reggio Emilia, il 24 luglio in provincia di Firenze, il 25 luglio in provincia di Ancona e il 26 luglio a Roma. Ecco, questo è l'itinerario del centro-nord, poi successivamente ci sarà quello del centro-sud, così procediamo con calma e senza esagerare nei riti. Ecco la prima telefonata, quindi per favore prenotatevi per tempo, perché è importante, visto le norme di distanziamento, sapere esattamente quanti siamo. Non perdete l'occasione, venite, vediamoci, l'unione fa la forza. Pronto? Pronto a parlare Minutella? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Padre, mi faccio una cortesia. La prego. Chiesi di accusare Bergoglio, per cortesia. Non ho capito. Chiesi di accusare Bergoglio. Lei neanche sa quello che dice, padre. Non la capisco. Cerchi di accusare Bergoglio? Chiesi di accusare Bergoglio. Scusi. Papa Francesco, cessi di accusarlo, la prego. Ma secondo lei, mi dica una cosa, risponda alla mia domanda. Se lei dice, poniamo, che la Madonna non è immacolata e io le dico che lei è eretico, io la sto accusando o le sto dicendo la verità? Mi starebbe dicendo la verità. E allora dov'è l'accusa? Ma lei non conosce, ascolti. Lei ci ha parlato con Ratzinger? No, che cosa c'entra Ratzinger? Risponda alla mia domanda. Perché io non cambi argomento ora che si trova in difficoltà. Lei non lo sa, padre. Sì. Non lo sa, la prego. Ma no. Di dire queste eresie, la prego. Quali sono le eresie? Quali sono le eresie? Le eresie che dice lei, padre. Quali? Quelle che dice il successore di Pietro. Mi dica quali sono le eresie? Tutte le cose che dice sì, lei. Sì, ma deve, padre, dirmi quali. Tutte le cose che dice lei, la prego, la supplico, guarda, la smetta. Prima o poi la perderà, la scomunicherà, ma divini, padre. Io sono già scomunicato. Io sono già scomunicato due volte. Risponda alla mia... Ma l'ultima sarà
sarà la sua rovina. Io non voglio questo, padre. Sì, ascolti, ascolti. Se noi dobbiamo difendere la verità, è più importante difendere la verità o noi stessi? La verità, ma difenda anche se stesso, padre. Interrompo questa chiamata. Come? Benedetto Gesù Cristo, padre. Eh sì, e vedete che come vedete è palese, vi conviene non fare queste sortite, perché sono tre domande che ho fatto, non ha risposto a nessuna delle tre. Le ripeto le domande. La prima, se io ti dico che tu affermi che la Madonna non è immacolata e te lo dico, ti sto accusando, nessuna risposta. Poi mi dice che io sono eretico, mi dici per favore dove sono le eresie, nessuna risposta. Terza domanda, padre, non si esponga così, non le conviene. Ti chiedo, è più importante difendere la verità o se stessi? Nessuna risposta, come vedete, ha chiuso il telefono e questa è la situazione che si vive. Pronto? Buongiorno, Don Alessandro, sono Rosaria da Perugia. Prego, sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato, avanti con Maria. Sempre avanti. Riguardo Antonio Socci, io ho pensato una cosa, ma penso che l'abbia capito lei molto. Questa persona forse continua a dire adesso che il Papa è Bergoglio, in quanto forse tutti pensano al dopo Bergoglio, riguardo, volendo farlo riconoscere come Papa, per una successione che parte da Bergoglio, anche sapendo che non è valida. La successione E forse questo crede trovo che che è molto sia grave, valida. però, perché anche se come te dici, infatti, cioè, come ti chiami, scusami? Cosa avremo? Una successione invalida, non valida Esatto, per niente. Avremo esattamente. successione, ripeto, XVI, ma questo smuoverebbe un disastro Certo. mondiale in Chiesa. E loro hanno paura, certo che vogliono far mettere via Bergoglio, ma non Ma. hanno capito che Bergoglio non è eletto dallo Spirito Santo, quindi Certo. sarà sempre invalido, ma cosa ci penserà la Vergine Ecco, Maria? brava. Brava. I profeti verrà il vero Papa nel nascondimento. Brava, Ecco. brava. Le profezie parlano chiaramente. Complimenti, congratulazioni. Hai le idee molto chiare. Dio ti benedica. Come detto che ti chiami? Rosaria da Perugia. Rosaria Io da la Perugia. Complimenti, congratulazioni. Idee molto chiare. Questi hanno paura. Tutti si sono messi d'accordo. Ecco perché attaccano continuamente il sottoscritto da sinistra a destra. Perché ormai guardano al dopo Bergoglio sperando che venga un papa che aggiusti le cose. Ma non può venire un papa dopo Bergoglio, perché Bergoglio non è il papa. Il papa può venire solo dopo Benedetto XVI. E come dicono le profezie, sarà un papa scelto dal popolo, dice Caterina Emmerich, che viene da giù da Roma. Intorno ai 50 anni, di famiglia nobile, che vestirà di rosso, presumibilmente lì c'è proprio da interpretarlo come uno che viene tremendamente perseguitato e che non avrà nessun potere, finalmente nessun potere mondano, perché dopo la perdita del potere temporale con Pio IX, in realtà quel che è successo, soprattutto a partire dai patti lateranensi, eccetera, è che il Romano Pontefice, in quanto capo di Stato Vaticano, si è comunque, diciamo, impelagato nei problemi degli intrecci politici, delle relazioni internazionali, tutta roba che al Papa non serve. Il Papa è capo spirituale, il Papa tornerà a essere come lo era Pietro, interessato solo al gregge, non ai rapporti diplomatici e così via dicendo. Però ha ragione la figliola che chiama da Perugia, e cioè che appunto il successore di Bergoglio è niente affatto il Papa. Il successore del Papa è quello che verrà dopo Benedetto XVI. La Madonna saprà come intervenire in barba a tutti questi potentati mediatici, a questo arcipelago salottiero che pensa di avere cantato vittoria, perché ormai guarda al dopo Bergoglio. Pronto? Padre Minutella, però c'è detto che Sempre sia lodato. sono Renato da Agrigento, ho ascoltato la chiamata di prima di quel signore e certamente diciamo io quello che penso io, il mio parere, diciamo che si vorrebbe un confronto, come dice sempre lei, a livello teologico, per vedere perché il popolo di Dio ha diritto di sapere la verità. Anche noi che siamo magari andiamo alla messa con Bergoglio, in unione con Papa Bergoglio. Cioè abbiamo anche noi dei dubbi, perché lei diciamo porta avanti degli argomenti molto diciamo a livello teologico molto efficaci, quindi ci vorrebbe un confronto reale. Dire lei è un eretico, dire qua e poi non dire perché è eretico,
Ma tu hai E visto la poi dopo telefonata di... so. Hai sentito la telefonata di poco fa, no? Sì, ci vorrebbe un confronto, diciamo, a livello logico, Ma perché non con c'è tutto il confronto, diritto, perché quando io anche pongo le questioni non rispondono. Hai visto il tu. tizio che... Appunto, padre, io questo mi dico, io vado in chiesa, prego ogni giorno il rosario, da 22 anni che vado ogni giorno a messa, e faccio un cammino di fede, ma a me i dubbi mi vengono, scusi, non Certo. è io, per me i dubbi mi vengono, perché lei porta avanti dei discorsi a livello teologico molto concreti. Ma Certo, perché non rispondono? Ma perché non lo so, vengono? Perché non ma ti vengono? dirò di Pensiamo più. tutti Mio che tuo padre è un civista. caro amico di Agrigento, ti dirò di più. Non solo non rispondono, ma addirittura affermano, e lo affermano ormai quasi tutti, che sono io che, capito, fanno le vittime, che sono io che mi rifiuto al confronto. Quante volte io ho detto che sono disponibile? Naturalmente disponibile non significa che vado nella tana del lupo. Gli accordi per un confronto si prendono insieme. Non è che sono un Un idiota confronto, io. certo, livello pacifico, non è che uno deve andarsi a scontrare in maniera di. Livello, diciamo, anche fare il Nutella si può pensare anche riprendere. Certo. Vada dal confronto, vada dal Certo. confronto. Certo. Magari non lo so, non lo so. Pensa che fate vergogna per un Papa e magari eretico, però non darebbe più Papa se fosse eretico. Fa tanti discorsi che fa lei, Guarda diciamo, a che livello se fosse teologico. vero che dire che forse Bergoglio è il vero Papa è come dire che se adesso io metto la mano fuori sta Sì. nevicando. Certamente il Papa Bergoglio ha detto tante cose in questo pontificato, diciamo che mettono in dubbio, almeno in dubbio. Certo. Io mi ricordo, ho letto negli Atti degli Apostoli, diciamo che Pietro quando andò a scendere lo Spirito Santo di Pagani, a Zappa mi sembra, gli apostoli là, i discepoli a Gerusalemme, Bene, bene. l'hanno attaccato. E poi Va dopo bene. Pietro ha spiegato perché ha fatto questo e Esatto. diciamo. Va bene, grazie amico Certo. caro. Dio ti benedica. Quello che ti Anche a raccomando è lei, di non padre, andare anche a lei. a messa con Bergoglio, non ci andare che ti rovini. Invece vorrei chiedere a Luisella Audero, scrive una cosa interessante, dice Viganò ha già detto molto anche di recente a un giornale portoghese, chiederei che collaboraste, quando dite queste cose vi pregherei su WhatsApp, il numero WhatsApp, di farmi avere, di farmi pervenire gli articoli che citate perché mi possono tornare utili. Pronto? Buongiorno, sono Nutella, sono Giacomo, telefono da Milano. Sia Don lodato Nutella, Gesù mi Cristo, consente, Giacomo. sempre che sia lodato, ma Don Nutella, ma lei ha retta a questi qua, ma fra noi del piccolo, come chiamate, il piccolo resto noi singoli, appena diciamo una cosa del genere, veniamo esclusi, Sì. attaccano, ma cosa si aspetta? Ma per cortesia li lasci stare comunque. Se vogliono andare all'inferno, se ne vadano all'inferno, sono cavoli loro. Certo. E chi è che Certo. non se la prende? Guardi, ho fatto l'esperienza anch'io, ma con quelli che andavano anche da Maglie dei Fiori Novi, con sempre in comunione con Papa Bergoglio. Basta di venire per i fatti vostri, uno lo vuole spiegare, non lascio neanche la possibilità di spiegare. Sì, ti capisco bene, Giacomo. Capisco la tua irruenza. Solo ti chiedo, chiedo a te. Intanto, grazie. Dio ti benedica con tutto il cuore, Giacomo. Grazie. Avanti con Maria. Capisco benissimo l'irruenza di Giacomo. Ma domando a voi, a Giacomo e a tutti voi, un po' di pazienza quando invece io intervengo, perché la mia posizione è un po' diversa. È uno dei punti di forza. La miglior difesa è l'attacco. Quando è necessario mostrarvi continuamente che abbiamo ragione noi, nel confronto con le Buongiorno. dichiarazioni Buongiorno o padre. con gli Buongiorno. oltranzismi che portano avanti tutti questi. Pronto? Buongiorno padre, sia lodato Gesù Sempre sia Cristo. lodato. Salve, mi chiamo Klaus da Cesena, è la prima Pre volta che la chiamo. Prego, Bene, Klaus. le volevo chiedere questo. Lei cosa si sentirebbe di dire a un uomo o una donna che oggi, in questo momento storico che sta vivendo la Chiesa, ahi noi, voglia consacrarsi alla vita religiosa? Sì, rispondo Questo. senz'altro. Dio ti benedica, Klaus. Grazie, Ecco, grazie padre e buona santa anche giornata. a te, anche a te. E dunque, mi verrebbe di iniziare con una battuta. Venite a Piccola Nazareth.
Venite a Piccola Nazaré. No, perché ormai molti monasteri e molti conventi sono soltanto dei campi di concentramento, dei veri e propri lager dove comanda il diktat bergogliano. Guai a non dirsi bergogliani, a non sposare le follie eretiche di Bergoglio. Ti tratteranno come eretico, come lebbroso, faranno di tutto per buttarti fuori dopo averti devastato psicologicamente. Quindi conviene starsene a casa e vivere una vita consacrata a casa. E pregando i rosari e conducendo un'esistenza non mondana, possibilmente legandosi a Dio con i tre voti personali di povertà, castità e obbedienza, leggendo non solo la Sacra Scrittura e meditandola, ma anche i padri della Chiesa, i mistici, i dottori, e così organizzando anche un ritmo d'orario, un timetable, come lo chiamano gli inglesi, simil religioso. In questo modo, secondo me, io farei così, è la miglior maniera per sopravvivere, tranne che appunto uno non individui una realtà, ma non è facile, non, e non sono tantissime, sono molto poche, dove si è in comunione con Papa Benedetto, allora le cose, evidentemente cambiano. Pronto? Sì, Pronto? pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Sempre si è lodato, carissimo Don Minutella. Ma guarda un po', sentire quel personaggio che ha chiamato prima, me se vi un nervoso, come che Te dicevano gli altri. chiami dal Veneto, chi sei? Dal Veneto, sono Luigi da Vicenza, Ah, provincia del Luigi, Veneto. sì, ecco Luigi, eccoci, eccoci. Ma insomma, Don Minutella, lei porta fatti, chiarissimi. Quindi incontrare queste persone, non lo so con quale ideologia gli vengono contro. Non ci sono argomenti? Gli È ha così. detto subito che è così e lui non risponde. Eh sì. Dico che queste persone qua sono addormentate. Sembra, Siamo sembra. in una situazione veramente, veramente penosa. Sì, E Luigi, grazie. intanto tutto sta andando al disastro. Esatto, Poi esatto. vediamo nelle nostre chiese che macello che è. Sai, voglio farle una domanda. Prego. Adesso non ridò mica da G perché io sono il papà, se lo so, si ricorda che avevo chiamato una Sì, volta sì. che ero il papà. Sì. Alla domenica, no, io l'abitudine, io andavo a messa sempre, tutte le mattine, da quando sono in pensione, tutte le mattine sacrosante, e quando era il momento che dicevano sono in comunione con Bergoglio, io pensavo nel mio cuore, sono in comunione con Papa Benedetto. Io faccio male per così o no? Intanto non vado più alle messe adesso la mattina, perché è un maceo con quei mascherini lì, hanno rovinato su tutto. E vado alla domenica per onor di firma e allora io mi metto in un posto, vado col messalino perché mi piace tantissimo seguire anche le sue messe, le omelie che fa lei, le messe cantate, ti perdi 3 ore, è una gioia ascoltarlo, guarda. Mi piace Sì. tantissimo. Grazie, Ma Luigi. sento anche Don Roncaglia che è bravissimo. Allora lo seguo col messalino che mi avevano dato una volta ancora prima degli anni 60. E lì c'è tutta la messa, la segue tutta Esatto. in latino e italiano, anche le preghiere segrete. Vabbè, volevo dirle, no? Io faccio male a fare così, sono in chiesa, no? Sto Fai facendo messa. malissimo, non male, Sì. stai attento, stattene a Sono ancora in casa, comunione. stattene a Sono casa a ancora in leggere il comunione. messalino, segui la messa su Radio Domina, non andare alla messa degli eretici, non andare alla messa degli apostati, non andare alla messa di chi è non con Cristo nella Chiesa in unione con Papa Benedetto, ma con la falsa Chiesa capeggiata da un falso Papa. Stattene a casa e così eviti di contaminarti, perché il Signore te ne chiederà conto di ogni tergiversazione con la falsa Chiesa bergogliana. Dio chiederà conto a ciascuno.
Ecco, caro Luigi, Dio ti benedica con tutto il cuore. Bene, miei cari. Allora, è stata una mattinata abbastanza vivace oggi. Qui da noi è festa, qui da noi, perché domani a Palermo è il cosiddetto festino di Santa Rosalia, ricorre l'anniversario della liberazione di Palermo dalla peste ad opera della Santuzza, come la chiamiamo noi, Santa Rosalia. Su di lei ho scritto un romanzo che, se volete, potete richiedere. Lo trovo fatto molto bello perché ci ho messo il cuore. Se volete, potete prenotarlo. Oggi, stasera, non ci sarà catechesi, c'è una pausa. E così allora vi auguro una giornata piena di pace, di gioia, di serenità. Il Signore vi assista. Su tutti voi invoco la benedizione. Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, avanti con Maria, con Papa Benedetto XVI nella vera Santa Chiesa Cattolica.